Buongiorno a tutti, ben trovati. Buon sabato 11 aprile, una vigilia di Pasqua molto, molto particolare. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo della parola del momento, smart working, ovvero la possibilità di lavorare da casa. Il prolungamento, ahimè, delle misure restrittive ci costringerà quindi a rimanere in casa per ancora un po' di tempo. E volevo con voi fare alcune considerazioni, alcuni ragionamenti relativamente e specificatamente agli investimenti immobiliari all'estero, ovvero sia se esista o meno la possibilità di acquistare un immobile rimanendo a casa, dove siamo tutti, ripeto, in questo periodo. Allora, mi riallaccio peraltro ad un video che postai sempre in questo canale la scorsa primavera, mi sembra, nel quale da una bellissima San Vincenzo in Toscana parlavo della possibilità di acquistare un immobile per investimento all'estero senza andarlo a vedere. E mai come ora quel video fu profetico. Peraltro in quell'occasione confermai che tanti nostri clienti, soprattutto coloro che individuavano l'acquisto di un immobile all'estero come forma di investimento, non avessero la necessità di vederlo. Io sono solito fare degli esempi. Quando il nostro consulente finanziario ci propone l'acquisto di un titolo in borsa piuttosto che di un'obbligazione, noi non abbiamo la necessità di andarlo a vedere e spesso nemmeno andiamo a studiare il bilancio per capire se questo è sano. Quindi ci affidiamo al consulente finanziario che ci consiglia appunto quella forma di investimento. La stessa cosa è accaduta. Accade e accadrà, e soprattutto viste le tempistiche di questa emergenza, che ahimè saranno ancora piuttosto lunghe, l'acquisto di un immobile all'estero direttamente da casa sarà possibile. Fra l'altro mi fa piacere leggere in questi giorni, in linea con il mio pensiero, quello dei precedenti video, che probabilmente l'acquisto immobiliare comunque resterà un acquisto sicuro, una forma di investimento che, toccati dall'emergenza in corso, spingerà sempre più persone a farlo. E quindi la cosa positiva è che l'investimento immobiliare all'estero ben si presta a questo, ma non si presta solo in termini di redditività, della quale abbiamo ampiamente parlato, parleremo nei prossimi video, ma si presta soprattutto in termini di, come si può dire, di procedura d'acquisto. Noi in Italia siamo abituati ad andare dal notaio, le due parti, parte venditrice e parte acquirente, sottoscrivere l'atto e trascrizione nei pubblici registri e quant'altro. Tendenzialmente all'estero la procedura è molto molto più semplice, soprattutto in paesi un po' evoluti. Mi vengono in mente che menziono spesso gli Stati Uniti, il Regno Unito o tanti altri paesi dove effettivamente il trasferimento di proprietà dell'immobile che andremo appunto ad acquistare lo si può fare tranquillamente da casa, con tutele massime, perché è importante dire questo, non è che farlo da casa significhi rischiare. Quindi di fatto cambia ben poco. Tanti nostri clienti hanno comperato senza muoversi. L'hanno fatto in virtù dei consigli, delle rassicurazioni che potevamo dare noi, ma soprattutto, anzi, in virtù della procedura di acquisto vigente in quel paese, che permetteva appunto un trasferimento di proprietà senza presenziare, come invece siamo abituati a fare noi. E questo è un aspetto estremamente positivo, mi dà anche estrema fiducia, perché
Di fatto, sostanzialmente, la procedura e l'approccio, soprattutto all'investimento immobiliare, non cambierà e anzi migliorerà. Altra tipologia, qualora il paese non si prestasse a questo tipo di procedura a distanza, chiamiamola così, esiste l'altra opzione, quando potremmo muoverci, ovvero sia di conferire a qualcuno di noi o a persona di fiducia una procura di acquisto, ovvero sia si va nel consolato del paese, il consolato in Italia del paese dove l'immobile è ubicato, il console sottoscriverà una procura. Noi normalmente siamo abituati alla procura di vendita, però in questo caso una procura di acquisto, quindi anche la procedura è decisamente più tutelata e persona con questo potere, con questa procura, si recherà nel paese a sottoscrivere il trasferimento di proprietà. Ecco, questo video è comunque per darvi e darci un po' di fiducia dopo tante cattive notizie e ricordarvi appunto che di fatto per tanti paesi del mondo non cambia, le tutele ci sono. Non pensate che andarci sia necessariamente più tutelante. Qualcuno mi dice: ma io ci voglio andare a vedere la casa, non voglio comprarla qua. Sì, credetemi, se qualcuno vi volesse eventualmente fregare, non è che andando lì vi potete sentire più tutelati, perché vi può dire che il contratto che state sottoscrivendo è relativo ad un subalterno che è ben diverso magari da quello che avete visto. È difficile, già in Italia, conoscere la normativa, figuratevi in un altro paese. Quindi affidatevi a chi lo fa magari da tempo, che ci ha sbattuto dentro più volte anche con, ahimè, errori. E ricordate, l'acquisto, soprattutto se l'idea è quella di fare un investimento, l'acquisto di, scusate, un immobile all'estero per investimento, lo si può fare tranquillamente anche da casa, senza muovervi. Come sottoscrivete qualsiasi formula, qualsiasi contratto, potete acquistare un immobile. Siamo a completa disposizione per ovviamente parlare nello specifico dell'argomento e paese per paese, perché ogni paese ha propria normativa e modalità di trasferimento della proprietà. Vi aspetto sempre numerosi, vi aspetto numerosi e spero condividerete questo video e al prossimo confronto, alla prossima condivisione. Una buona Pasqua a tutti voi. Ciao.